Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, la sera di San Silvestro, 31 dicembre. Sentiremo a breve come Telestense, come la città di Ferrara si appresta a festeggiare in questo anno difficile, ma dovremo parlare anche dell'emergenza coronavirus. Ci sono i dati dell'ultimo bollettino dell'anno di questa tragica pandemia, ma in questa edizione parleremo anche di musica e di che anno è stato questo 2020, ma come abbiamo anticipato poco fa, è la sera di San Silvestro, si chiude un anno, il 2020 sicuramente terribile per tanti aspetti. A Ferrara si è deciso di fare comunque l'incendio del castello, ovviamente senza pubblico, causa restrizioni da normative anti-Covid, una manifestazione che vuole essere un segnale di speranza per il nuovo anno. Divieto di accesso quindi in piazza a Ferrara alle persone, come stabilito dall'ordinanza emanata dal sindaco Alan Fabbri, quindi lo spettacolo allo scoccare della mezzanotte sarà visibile solo in TV o in streaming. Telestense, insieme a Made Eventi e Delphi International, ha organizzato una serata speciale, quella di oggi a partire dalle 21, ma vediamo come sarà questa serata sulla TV di Ferrara. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style. Anche quest'anno Telestense diventa la grande piazza mediatica della città con l'incendio del castello, tanti ospiti e musica oltre ai messaggi dei telespettatori in diretta TV. È una tradizione che si rinnova da oltre 20 anni ogni ultima notte dell'anno, ma quest'anno, per dare il benvenuto al 2021, invece che in piazza Castello, saremo nei nostri studi in compagnia di tanti ospiti in presenza e a distanza. Ci sarà la musica, ci saranno le voci della Marcord 2020, ci saranno gli auguri non solo da Ferrara, dall'Emilia Romagna e dal Veneto, ma anche dall'Europa e dal mondo. Tanti ferraresi che parleranno ai loro concittadini e ai loro cari dalle più diverse latitudini. In diretta dalle 21 fino a mezzanotte 30, Telestense sarà con voi fino al momento clou della serata, l'incendio del castello, il tradizionale spettacolo di fuochi e musica che incanta il mondo intero, in diretta e in streaming nel mondo. Appuntamento sui canali TV 16, 18, 113, 114 e 298 in streaming sulla pagina Facebook della TV di Ferrara. Il programma, realizzato in collaborazione con Made Eventi e Delphi International, sarà ricco di musica dal vivo con il cantante e attore Attilio Fontana, le canzoni del trio femminile La Dolce Vita e la splendida attrice e modella Clizia Fornasier. E dobbiamo però parlare di emergenza coronavirus. È entrato nel vivo oggi la campagna di vaccinazione anti-Covid in Emilia Romagna e a Ferrara, vaccinazioni in corso al Delta e a Cona, al personale sanitario, circa un centinaio in tutto, ma purtroppo l'epidemia non si ferma. A dirlo i numeri di oggi del bollettino quotidiano: a livello nazionale i decessi causa Covid da inizio epidemia hanno raggiunto e superato le 73.600 persone. Nelle ultime ore, solo nel ferrarese, 6 decessi comunicati dalle autorità sanitarie per probabili complicazioni apportate da Covid. Capitolo ospedali, 9 ricoveri a Cona a fronte di 6 persone che sono state dimesse dal Sant'Anna. Cresce leggermente l'occupazione dei posti letto Covid a Cona e anche in terapia intensiva, dove 2 persone sono state ricoverate. Continua a essere alto il numero dei nuovi positivi nel ferrarese, anche nelle ultime ore 173 persone hanno contratto il virus, mentre 108 sono guarite nello stesso lasso di tempo. Se ci spostiamo in Emilia-Romagna, torna a crescere la percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi eseguiti, ora è al 13,4% su oltre 15.700 tamponi eseguiti, più di 2.100 sono i nuovi positivi in regione, dove purtroppo si registrano anche 55 decessi. E il 2020, che fra un po' ci lasceremo alle spalle, resterà per sempre l'anno della prima pandemia del terzo millennio. La storia ci dirà quanto davvero questa esperienza ci sarà costata a fine corsa. Per adesso proviamo a ripercorrerne alcuni momenti fino a questa fine 2020, in cui la paura al peggio sembra poter cedere il passo della speranza riposta nella prima grande campagna vaccinale mondiale. Sentiamo.
Il 2020 resterà per sempre l'anno della prima pandemia del terzo millennio, un anno terribile per la devastazione prodotta nel mondo e in Italia sulla salute. In Italia 71.359 persone hanno perso la vita, secondo i dati del Ministero della Salute, al 25 dicembre scorso. Il tasso di positività continua ad oscillare anche oggi, fra il 12 e il 9%. Al 13 dicembre 2020 il tasso apparente di letalità era del 2,23%, ma è molto superiore all'indice di contagiosità, quello che ha indotto i governi a ricorrere a misure drastiche anticontagio fin dallo scorso mese di febbraio. Sui sintomi di Covid-19, che sono simili a quelli dell'influenza, in questi giorni è apparso uno studio che ci dice che la discriminante per distinguerli è l'ordine in cui appaiono: febbre, tosse, dolori muscolari per Covid-19, mentre per l'influenza l'ordine è tosse, febbre, seguito dagli altri. 10 mesi di pandemia hanno inciso pesantemente sull'economia del paese, oltre che sullo stato d'animo della popolazione che comunque, nonostante le tante polemiche, ha saputo farsi carico in linea di massima delle responsabilità collettive ed individuali. Scioccante l'impatto iniziale, tra l'incredulità di molti e un sistema sanitario impreparato ad affrontare un virus conosciuto. Dopo i primi malati di Wuhan di fine dicembre 2019, in Italia i primi casi del 12 gennaio 2020 di due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani sono stati seguiti dal diffondersi rapido del contagio, soprattutto nelle regioni del nord. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna sono state il banco di prova delle misure anticontagio, passate progressivamente dalla chiusura delle scuole e delle università fino al lockdown quasi totale dal 10 marzo al 18 maggio. 69 giorni di chiusura del paese, tranne che per le attività necessarie a vivere, che ci hanno fatto conoscere, insieme a tante nuove parole, coronavirus, pandemia, tamponi, DPCM, lockdown, nuovi modi di vivere, a partire dall'uso quotidiano di internet per lavoro, scuola, convegni, cultura, spettacoli, che si sono trasferiti sul web. Nell'elenco delle novità di questi mesi, le paure della malattia, l'impoverimento di tanti, la fragilità dei nostri anziani, ma anche la scoperta del valore della scienza e l'abnegazione dei professionisti della sanità, unita però alla consapevolezza dei mancati investimenti del passato. In questi mesi il Paese ha potuto guardarsi allo specchio, ma ha potuto anche contare su un nuovo spirito di coesione dell'Unione Europea. Ferrara in Emilia-Romagna è diventata nella prima ondata del Covid un caso di studio per il basso numero di malati positivi e di decessi rispetto alla media regionale, un dato venuto meno in questa seconda fase del contagio esploso dopo un'estate in cui la cautela in molti è venuta meno, dando origine ad una nuova diffusione di positivi, molti dei quali asintomatici. Le scuole, che si erano aperte a settembre con tutte le cautele del caso, sono tornate a chiudersi, così come le città e le regioni, divise in zone di colore diverso, a seconda dell'intensità del contagio e della capacità dei servizi sanitari locali di reggere all'impatto del virus. Il 2020 si chiude sul Vaccine Day, la prima vera buona notizia dell'anno, con la speranza che il 2021 possa vedere, se la sfida della vaccinazione di massa funzionerà, la fine dell'epidemia. In questo 2020, seppur, come abbiamo appena sentito, sia stato un anno molto particolare, purtroppo gli episodi di cronaca nel ferrarese non sono mancati. Il 2020 è stato l'anno che ha visto il grande impegno da parte delle forze dell'ordine estensi nei controlli delle disposizioni adottate durante le diverse emergenze legate alla pandemia da coronavirus, ma le attività non si sono fermate, tantomeno le indagini e le operazioni. Tra le più importanti da registrare nel ferrarese a fine ottobre l'operazione contro la mafia nigeriana, decapitata dalla Polizia di Stato, un'associazione a delinquere definita di stampo mafioso, 31 agli arresti, a capo dell'organizzazione, secondo gli inquirenti, c'era DJ Boogie, arrestato successivamente. L'ambito dello spaccio di droga di queste persone era principalmente in GAD, dove purtroppo a fine luglio si è consumato un episodio molto grave. Una studentessa di 16 anni venne stuprata dal suo pusher perché non aveva soldi per pagarsi la cocaina. Una vicenda da cui è emerso uno spaccato della società ferrarese definito molto inquietante dai carabinieri, i giovanissimi che si spingono nelle aree meno sicure della città per acquistare droga. Una delle operazioni più recenti messe a segno dalle forze dell'ordine riguarda il giro di prostituzione sulle strade di Ferrara e in alcuni appartamenti della città, sgominato dai carabinieri che a inizio dicembre ha portato 10 persone, tra cui 4 insospettabili, a essere indagati dai militari. Ma il 2020 è stato l'anno della tragedia che a metà luglio si è consumata in un agriturismo a Bosco Mesola, dove un bambino di 5 anni morì annegato nella piscina della struttura ricettiva.
Sempre di quest'anno il giro di Mazzetta a Ferrara per le false revisioni ai camion da tutta Italia, operazione che ha portato a 7 arresti. Capitolo violenze di genere, come accertato dai centri come il Centro Donna e Giustizia di Ferrara, in particolare durante il lockdown generalizzato della primavera scorsa, le violenze sulle donne sono aumentate e le vittime faticavano a denunciare gli episodi causa convivenza forzata dalle restrizioni in atto. Come per la polizia locale di Ferrara, poi, che ha riscontrato un calo degli incidenti stradali, dalla questura estense fanno sapere che in generale sono calati quest'anno a causa Covid i reati tradizionali, ma come affermato recentemente dal prefetto di Ferrara Michele Campanaro, sono aumentati invece i reati su internet, in particolare le truffe. Dalla questura fanno sapere che nel ferrarese rispetto al 2019 sono calati del 21,7% i reati a livello provinciale e a livello comunale di Ferrara del 26,26%. Furti, meno 34%, rapine in genere nel comune di Ferrara stessa percentuale, meno 34%, mentre in provincia di Ferrara le rapine sono calate del 10%. Percentuali simili attorno al 30% di diminuzione dei reati inerenti agli stupefacenti, aumentano invece le misure di prevenzione emesse dal questore, 65 avvisi, 61 fogli di via obbligatori e 2 DASP urbani. Il contesto pandemico ha poi solo parzialmente rallentato l'attività dell'ufficio immigrazione, che ha comunque rimpatriato 12 stranieri ritenuti socialmente pericolosi e destabilizzanti e ne ha accompagnati 22 nei diversi centri nazionali. E cambiamo adesso totalmente argomento, apriamo ancora una parentesi sul Capodanno. Uno degli appuntamenti della tradizione per Ferrara e per Telestense è l'oroscopo di Julien. Questa sera sentiremo cosa aspetta nel 2021 per tutti i segni zodiacali, ma per Ferrara che anno sarà? Sentiamo Julien. L'anno che aspetta la nostra città è un anno complesso. Lo sappiamo bene che quello passato è stato tremendo. Però quest'anno ci sono piccoli segni di riprese. Nel settore, dal punto di vista associativo, ci sono dei cambiamenti. Società nei primi 3 mesi, che sono state storiche, verranno cancellate o perlomeno si scioglieranno con soddisfazione di ambo le parti. Le banche dovranno avere un mutamento strutturale perché hanno fusioni o separazioni nell'ambiente circostante, quindi più nella provincia che nella città. L'ambito industriale è quello che resta trainante, mentre il settore commerciale e manifatturiero ancora deve portare pazienza, mentre l'estate segnerà almeno un bimestre di miglioramento, poi una maniera di andare avanti senza trionfalismi. Per quello invece che concerne il settore artistico, che è il vanto della nostra città, avrà un potenziamento via web e con un mutamento di marketing e pubblicità che potranno rendere più fruibili le bellezze della nostra città. Per quello che riguarda il settore dal punto di vista gastronomico, purtroppo ancora il web non serve a molto perché manca l'essenza della nostra città. Però avrà nella seconda metà dell'anno un incremento a partire da Ferragosto-settembre. Per quello che riguarda il settore finanziario, ci sono delle stasi a partire da Ferragosto, mentre nei mesi precedenti verranno messe a punto delle innovazioni dal punto di vista tecnologico. E
E le radici dell'incendio del Castello Estense ormai risalgono a più di 20 anni fa e lo spettacolo in centro a Ferrara ormai è diventato uno dei capodanni più rinomati. Ma come è nato questo appuntamento? Ce lo dice Sergio Alberti, ora impiegato in Regione Emilia-Romagna e prossimo alla pensione, che ci racconta come nacque l'idea di questo spettacolo quando lui era assessore al turismo nel 99-2000. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon anno! Nasce da una richiesta dell'allora sindaco Gaetano Satiriale. Nell'anno 1999, era il nostro primo anno di giunta, dovevamo affrontare un tema che era un tema nuovo per tutti, perché fino a quel momento il capodanno lo si faceva nei modi più tradizionali, nelle discoteche, diciamo che iniziava in quel periodo il capodanno nelle piazze. Il sindaco mi chiese di affrontare l'arrivo del nuovo millennio con un evento particolare che potesse richiamare gente a Ferrara. Io nel giro di 2 mesi, perché me lo chiese in ottobre, ebbi la fortuna di avere un grande suggerimento, conoscendo Sandro Bolognesi, che è un operatore culturale di professione, che lavora negli enti pubblici, mi consultai con lui, è originario di Porto Maggiore come me, mi consultai con lui e mi indicò in Giuliano Sardella, che è tutt'oggi l'organizzatore della parte tecnica dei fuochi, mi consigliò di parlare della questione con Giuliano Sardella, che faceva parte del gruppo Parente, gruppo che organizzava i campionati del mondo e che aveva vinto anche i campionati del mondo di giochi piromusicali, e cioè giochi pirotecnici a tempo di musica. Mi fecero vedere un VHS, allora ancora non c'erano le cose sui CD, un VHS con una magnifica rappresentazione di un incendio di un castello sulla Loira, e abbiamo organizzato a fianco dell'evento centrale in centro del castello, che era musicato con delle musiche che ho scelto io, lo dico con grande orgoglio, lo musicamo con i Carmina Burana, che secondo me sono le musiche più adatte per un evento del genere. La partecipazione del pubblico per noi era un motivo di grande angoscia, perché Ferrara non aveva mai organizzato un capodanno di piazza, non sapevamo, poteva venire nessuno, la stagione poteva non aiutarci, come poteva anche potenzialmente essere un successo. E il successo è andato oltre ogni aspettativa. Sono venuti in 20.000, sono stati stimati dalla questura circa 20.000 persone. Ha riempito anche il cuore di tanta gente, al punto che poi si è perpetuato nel tempo e a distanza di 21 anni siamo ancora qui a parlarne. Il primo anno, 99 su 2000, con l'arrivo del millennio, c'era Telestienza, ha fatto un lavoro straordinario. Io non finirò mai di ringraziare i media, in particolare le TV, per quello che hanno portato negli anni successivi anche all'iniziativa. Intanto va ricordato che quell'iniziativa ha riempito bar, ristoranti e alberghi sempre durante quel periodo, in un momento che invece precedentemente era denunciato dagli operatori come uno dei momenti meno ricchi. Quindi appuntamento con l'incendio questa sera su Telestense. Telestense che poi non mancherà l'appuntamento di inizio anno con la grande musica. Il 1 gennaio alle ore 16 di pomeriggio la TV di Ferrara trasmetterà il concerto dell'orchestra Plettro Gino Neri, il concerto di Capodanno che da oltre 40 anni rappresenta per l'orchestra Plettro un momento di gioia e condivisione con tutti i ferraresi. La pandemia del 2020 ha bloccato moltissime attività culturali e musicali, ma domenica 20 dicembre è stato registrato a porte chiuse al comunale Claudio Abbado di Ferrara il tradizionale concerto di Capodanno, che verrà trasmesso quindi da Telestense, lo ricordiamo, il 1 gennaio alle ore 16. Poi questo spettacolo lo potrete trovare sul canale YouTube dell'orchestra. Questa era l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale. Fra poco, vi ricordo, alle ore 21 parte il Capodanno su Telestense, il Capodanno di Ferrara. A me non resta che ringraziarvi, augurarvi un buon anno e darvi appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale.